Nippon Shock Magazine, il magazine fatto per te. O quasi. Cioè, ormai non più. Questa è l'ultima volta che prendo questo magazine, sappiatelo, eh. Allora, all'interno di questo mensile, questo mese c'è un articolo intero su Lupin Zero. Ricordo che Lupin Zero lo potete trovare su Amazon Prime. È, diciamo, la storia, narra la storia del giovane Lupin III, che diventa effettivamente il terzo della dinastia di Arsenio Lupin. Si vedono per la prima volta Arsenio Lupin I, Arsenio Lupin II, Jigen, che addirittura è nella stessa scuola, pare, del nostro Lupin, quindi fanno amicizia anche loro due, fin da giovani. Ed è tutto documentato, quasi, comunque prende spunto dal manga originale di Monkey Punch. Ci sono 4 capitoli del manga inerenti alla giovinezza del nostro ladro. Poi andremo più a vedere nel dettaglio, ripeteremo, faremo un po' rivedere dei dettagli curiosi riguardante il prodotto. Ma prima ritorniamo sulla schermata adeguata. Ecco qua, come abbiamo visto, questo è la doppia pagina dell'introduzione all'articolo. Andiamo a leggere la prima pagina, eccoci qua, Lupin Zero, tutto sulla nuova serie in onda su Amazon Prime. Lupin Zero è piaciuto in Giappone? Dati alla mano, si direbbe di sì. Infatti sin da subito gli spettatori si sono riversati sul canale streaming DMMTV, che penso sia il canale nipponico dove viene maggiormente riprodotto materiale di Lupin, per seguire le avventure giovanili di Lupin e Jigen nei tempi della scuola. Articolo realizzato dai cari amici ormai del canale, abbiamo avuto il piacere di averlo come ospite, di farci una bella chiacchierata, Andrea Iudentuto e sua moglie Cristina Dauria, a cui mando un applausone e un abbraccio. Meno male loro che realizzano questi articoli a tema. Bene, in Giappone tutto piace, però Lupin contro occhi di gatto, sì, non gli fanno mancare nulla, va bene tutto a loro, gli piace tutto, va bene. Andiamo avanti, andiamo nel succo della questione. Va lì. Lupin III e Jigen si conoscono dall'età di 13 anni? Frequentavano lo stesso istituto? Madonna santa, la lingua, bevo un attimino. Lupin con i capelli lunghi, ma con il solito sorriso furbetto? Jigen, ragazzo dalla mira precocemente infallibile, con un berretto calato sugli occhi, girava già armato? Belle ste domande. Belle ste domande, mi piace già l'introduzione. Sì, questo e molto altro, con la partecipazione di nonno Lupin e papà Lupin, nella nuovissima serie composta da 6 episodi appena conclusa in Giappone e che è già visibile in Italia su Amazon Prime Video. Andiamo alla scoperta degli autori, dello staff e delle voci che hanno portato alla nascita di una serie che non possiamo non definire ben fatta e che cattura l'interesse non solo dei fan del nostro amatissimo ladro, stavolta non in giacca e cravatta se non alla fine, ma di un pubblico in generale attirato anche dalle ambientazioni degli anni 60 in Giappone, dove tutte le avventure si svolgono, quindi Giappone negli anni 60. Partiamo dalla bellissima sigla iniziale, dove vediamo Lupin e Jigen in azione in pose classiche, Lupin in fuga, Jigen che spara, eccetera eccetera. È realizzata in grossa parte da Katsuhide Tomonaga e Koichi Suenaga, due tra gli animatori veterani della Telecom Animation Film, della TMS quindi, lo studio che si è occupato della produzione della serie. Ricordatevi questi nomi, perché poi andremo a vedere una foto e voi direte: cacchio, ma sono loro! Andiamo. Poi vediamo un attimo i dettaglietti tipo Monkey Punch, il giovane Lupin, manga e anime a confronto, perché poi abbiamo da vedere anche qui la controparte manga. Leggiamo qui sopra.
Negli episodi, quello in rosso, a destra, i disegni ricordano l'animazione di una volta, contraddistinta da una matita grassa, da un tratto spesso e interrotto qua e là. Tratto che ricorda lo stile di Yasuo Otsuka. Quindi Otsuka è il character designer delle vecchie serie di Lupin, emulato alla perfezione dalla capo animatrice Asami Takuji. Tra le voci, tutte nuove per adattarsi all'età giovanile di Lupin e Jigen e agli altri personaggi alla loro prima apparizione, troviamo Tsuku Atanaka Lupin e Shunsuke, Takeuchi Jigen. Ecco i loro commenti tratti dalla pagina ufficiale della serie, insieme a quelli degli altri doppiatori e dello staff. Oh, vediamo un po' un attimo i commenti. Vediamo cosa dicono. Ecco, così è meglio. Lupin III, 13 anni. Quindi sappiamo che ha 13 anni qui Lupin. Takuzu Atanaka. Ok. Quando ho sentito del progetto Lupin Zero e che erano partite le audizioni, ho deciso di partecipare. Non posso esprimere la mia sorpresa nel venire a sapere che ero stato scelto per il ruolo di Lupin e che quello di Jigen sarebbe stato affidato a Takeuchi. Lupin e Jigen sono al centro della storia in cui si racconta la loro giovinezza. Così ho iniziato a rivedere le serie TV, tra cui l'episodio 23 di Lupin Part 5, il mio preferito. Ah! E qui sappiamo un dettaglio del doppiatore di Lupin. L'episodio 23 di Lupin Part 5 probabilmente è quello alla fine un vecchio amico arrivò e disse, mi sembra, dove c'è tutto quel discorso di Jigen che vuole andare in pensione, ma Lupin dice di no, eccetera. Mi sembra che fosse quello l'episodio, mi sembra di sì. Sì. Addirittura il suo preferito. I testi sono irresistibili. Lupin Zero racconta di come sia diventato il famoso Lupin III da queste avventure frutto della sua adolescenza. Ci sono differenze con il Lupin adulto e quindi interpretarne il ruolo è stato un compito complesso. Per fortuna ho avuto compagni di lavoro fantastici che mi hanno spronato e dato calore. Oh, meno male. Ero preoccupato su come avrei dovuto interpretare il personaggio, ma in questo mi ha aiutato Takeuchi, ovvero Jigen. E ora sarei contento se il pubblico notasse la riuscita della mia voce. Anzi, è riuscita molto bene, direi. È riuscita molto molto bene, quindi tranquillo. Tranquillo Atanaka. Anzi, sei stato molto bravo. In realtà è Takeuchi che è un po' troppo grossa la voce per Jigen. Non so se avete seguito la serie in originale, ma Jigen sembra che ha 40 anni con la voce che ha, invece ne ha 13. Magari il fumo gli ha fatto un po' male prima. Jigen è 13 anni sempre. Shunsuke Takeuchi. Lupin III è un personaggio molto popolare, quindi ho accettato con felicità quando mi hanno proposto di interpretare Jigen. Alle prime audizioni mi chiedevo chi sarebbe stato preso per Lupin e pensavo che Atanaka ci sarebbe stato bene. Ma secondo me già si conoscevano loro, eh? Già vedo questa quasi amicizia tra colleghi, probabilmente. Quindi immaginate la sorpresa quando mi hanno detto, e andiamo di là, che avevano confermato la sua partecipazione. Ride, perché giustamente. A quel punto ho rivisto la serie TV il più possibile. Ovviamente mi piace la prima serie, ma molto anche la terza. Oh no. No, perché ha dovuto dire questo? No, la terza serie, no. No, perché mi sei caduto così in basso? Caro doppiatore di Jigen, maledizione. Durante la registrazione cantavo la sigla Sexy Adventure, ma santo iddio, che era cantata da Yusuke Nakamura. Inoltre in sala audio, ma pensa te, questo è flippatissimo di terza serie, ho sentito il valore terza e serie, sì purtroppo sì Valerio. Che poi Lupin II è un misto tra Lupin e Jigen da grandi. Di character design sì. Di carattere invece è più un Lupin miyazakiano, romantico, invece Arsène Lupin primo è più bastardo, come il Lupin del manga. È bella
questa differenza tra i personaggi. Comunque sì, purtroppo terza e serie sono saltate fuori. Sex Adventure è bellissima e su questo non transigo. No, infatti, non ho detto nulla. Io mi stavo riferendo infatti alla terza serie. Infatti Arsène Lupin di destra, vedi? No, Sherlock per cortesia. No, basta con questa storia, che già qualcuno ci ha già galoppato tanto, per favore, Dicevo, inoltre in sala audio ho portato gli occhiali da sole e un berretto. Attenzione, proprio come se fossi Jigen con la sua divisa scolastica. È bello vedere che sono diversi e non si assomigliano, fanno vedere che anche chi è legato al passato familiare può comunque prendere un'altra strada. Esatto, Gigi, questa cosa mi è piaciuta molto, ma anche nel manga viene rispecchiata, questa cosa. Anche nel manga qualcosa viene detto, qualcosa viene accennato, nell'anime viene sì accentuato un po' di più, per differenziare proprio i due personaggi, anche perché nell'anime viene spiegato che Lupin II porta via il figlio Lupin III dalle grinfie di Arsène Lupin perché lo reputava più cattivo e più bastardino per quanto riguardava i furti, eccetera, quindi voleva farlo diventare più romantico, più gentiluomo, appunto. Circa gli episodi, mi è piaciuto molto che fossero ricchi d'azione dall'inizio alla fine, è vero, e con uno schema di storie diverso da un episodio all'altro. L'ultima scena dell'ultimo episodio è la mia preferita, vi consiglio quindi di guardare la serie fino alla fine. Diceva, l'ultima scena dell'ultimo episodio è la mia preferita. Ah, vabbè, certo, quando si mette in giacca. Vai sul sicuro anche tu, però. Allora, Yoko, 27 anni. Ah, quindi Yoko... C'è il personaggio femminile, questo qua, scusate, lei ha 27 anni? Ok, va bene, sappiamo anche l'età di Yoko. Saori Ayami, ero nervosa e felice di poter partecipare a questa storia in cui si raccontano alcune avventure adolescenziali di due tredicenni come Lupin e Jigen. Yoko è un personaggio importante, d'età più grande di loro, ma viene coinvolta con disinvoltura nella loro avventura. Va bene, niente di che, un commento molto semplice direi, dai. Shinobu, 29 anni. Yukinari Toa, ho visto in TV Lupin III quando ero studentessa. Ah, è la governante questa, Shinobu. La governante. Tutti i personaggi erano alla moda e maturi, ognuno con la propria estetica. A quel tempo ho pensato che sarebbe stato stupendo poter far parte del lavoro su questo personaggio. Ne sono felice, spero che piaccia al pubblico. Sì, è piaciuto, non ti preoccupare, anche lei, signorina Toa, è piaciuto molto il prodotto. Lupin I, età imprecisata, molto vecchio, io direi. Allora, Lupin I, Yoshito Yasuhara. Mi sono divertito ad interpretare un vecchio. Punto. Non ha saputo dire nient'altro? Grazie, Yasuhara Sensei, per le sue parole brevi ma intense. Lupin II, quarantenne. Ah, quindi c'ha una quarantina d'anni Lupin II. Bene. Toshio Furukawa. Sono felice di aver potuto impersonare questo personaggio ancora giovane e forte. Ma attenzione, erano giovani e forti e sono morti, e quindi attenzione. Il brano finale, io mi toccherei a Lupin II. Il brano finale è cantato da Tabito Tananai, no, grande Tananai, ci sei finito qui. Cantautore molto popolare tra i giovani per il suo rock alternativo, punk sperimentale, la madonna. È attivo anche come DJ, ma addirittura questo Lupin II così artistico? Va bene. Yoshide Otomo firma le musiche, riarrangiando tra gli altri alcuni brani celebri del suo idolo Takeo Yamashita. Infatti, diciamolo che in Lupin Zero ci sono delle rivisitazioni delle vecchie OST della prima serie a cura appunto del compianto Takeo Yamashita. Quindi c'è Otomo che ci ha lavorato sopra e l'ha riarrangiato un pochettino. Compositore per la prima serie TV di Lupin III. Otomo è anche un estimatore delle musiche di Yuji Ono. Yuji Ono, maestro Ono, la prego, non ci faccia scherzi, mi raccomando. Per favore. Otomo, ero davvero emozionato quando ho saputo dal regista che voleva affidarmi la colonna musicale di Lupin Zero e che voleva fosse realizzata come remake della musica originale di Lupin III composta da Takeo Yamashita. Dopotutto è il compositore che ammiro di più, quindi pensa che culo questo. Le incisioni originali dei brani di Yamashita sono andate perse. Ah, cavolo, questo non lo sapevo. Pensavo che ancora
ci fosse stato qualcosa di reperibile, invece no. Quindi ho dovuto basarmi sui frammenti rimasti, riempiendo con fantasia i pezzi mancanti e registrando il tutto con un feeling vicino all'originale. Ma mi scusi, signor Otomo, c'è sempre YouTube con i freebooter musicali che hanno freebootato un po' le musiche. Quindi perché non riprendere anche da lì? Non ci sarà magari l'accesso a YouTube? Non credo. Vabbè. Ci auguriamo che questa scelta musicale intergenerazionale vi piaccia. E come se ci è piaciuta! E come se ci è piaciuta! Curiosità. L'addetto alla cinepresa che spunta fuori da un gabbiotto nel quinto episodio dell'anime... Ah, è chiaramente un omaggio a Yasuo Otsuka! Infatti alle classiche fattezze del celebre animatore, completo di berretto sulla testa, così come è spesso apparso in alcune produzioni di Lupin III. E questa cosa me la sono persa, cioè non me lo ricordo, magari l'ho visto ma non me lo ricordo. Andiamo a vedere Monkey Punch e il giovane Lupin, manga e anime a confronto. Eccolo qua, ce l'ho, ce l'ho anche io. L'idea di raccontare alcune avventure di Lupin III da giovane nasce dal manga del maestro Monkey Punch, che lo raffigura come un giovane studente alle prese con suo nonno, Lupin I. Gli episodi che lo ritraggono da ragazzo sono rispettivamente dal capitolo 37, esatto, uscito il 5 settembre del 68, al 40 della prima serie del manga. Mentre di Jigen non c'è la minima traccia, esatto. Il terzo episodio TV di Lupin Zero trova ispirazione dal capitolo 37, mentre troviamo Lupin II solo nel capitolo 40 del manga. Sotto vediamo chiaramente... dei riferimenti che già conosciamo, che poi in realtà, cari signori, sono questi, eccoli qua, vedete, il primo, eccolo qua, e poi la seconda reference, eccola qua, eccolo qua, 720 miliardi di eredità, eccolo lì. Quindi ce li abbiamo. Non ho presi pari pari, ma ce ne sono anche tanti altri. Ce ne sono tante di reference in questo prodotto. Vediamo la Telecom Animation Studios. Animation Film, perdonatemi. La Telecom Animation Film nasce nel 1975 come dipartimento della Tokyo Movie. Questa è molto interessante, ragazzi, Una bella curiosità sulla TMS. Oh, rivolta alla produzione di metraggi d'animazione per committenti stranieri. Parallelamente, si ritrova ad occuparsi di titoli giapponesi e ad avvalersi di artisti del calibro di Yasuo Otsuka, Miyazaki e Takata. Bam! Bam! Eccoli qua, il trio compatto. Occhi di gatto, Otsuka, Miyazaki e Takata. Il trio che si è occupato soprattutto del Castello di Cagliostro. Voilà! È considerato uno dei migliori studi del Giappone. Infatti, viene chiamato a collaborare con le principali ditte d'animazioni giapponesi, tra cui lo studio Ghibli. La sua sede è rimasta per lungo tempo a Mitaka, al primo piano di un grande edificio. Qui Otsuka è rimasto fino all'età del suo pensionamento. Oggi invece lo studio si trova a Nakano, in un'ala di un palazzo di recente costruzione, perdonatemi, dove la ditta madre TMS si è stabilita definitivamente. Oh. Il mio ingresso nella Telecom come giovane intercalatore ai disegni, unico straniero, e qui parla il maestro dentuto, risale al 1995, durante la produzione dell'anime di Virtua Fighter e di Animaniacs. Cosa? Cosa? Per la Warner Bros. Cosa? Fui affidato all'animatore Koichi Suenaga, per cui mi ritrovai accanto al suo tavolo da disegno. I locali della Telecom, questo è sconvolgente, dopo una breve rampa di scale nell'ingresso, avevano a destra l'ufficio del direttore delle produzioni, Koji Takeuchi, a sinistra prima il reparto sfondi e colorazione e poi per tutto il resto del piano varie corsie di scrivanie per gli animatori e intercalatori. Kazuhide, Tomonaga, oggi capo animatore al posto di Otsuka, era all'opposto della mia scrivania.
nella corsia successiva. Erano presenti anche una piccola biblioteca, un angolo cucina, erano organizzati, una piccola sala proiezioni con tavolo, lavagna e alcune sedie. Perché mi viene in mente The Office? Non so perché mi sta venendo in mente tipo The Office, la location di The Office, non so il perché, vabbè. Una stanzetta per riposarsi o dormire e infine un bagno. Ricordo anche, più verso il centro del locale, la celebre animatrice Atsuko Tanaka, mentre in una porzione dello studio, il The Office Japanese Edition, la Zero Production con a capo Tsukasa Tannai. Tra il 95 e il 96 la Telecom si occupò, tra l'altro, di diverse scene del film La principessa Mononoke, in cui ebbi l'onore di lavorare a tre scene di sole foglie in movimento. Che ficata! Che meraviglia! Oggi, nella sede luccicante di Nakano, la Telecom è sempre al primo piano. Appena entrati a destra, la sala riunioni e l'ufficio dell'attuale direttore e produttore Yu Kiyozono. In tutto il resto dello spazio, ancora corsie di tavoli da disegno, alcuni vecchi, la maggior parte di nuova concezione. Il settore scenografi e coloristi non è più chiuso a parte, ma integrato ai disegnatori. Che bello però che ci dà tutto questo prospetto. Bravo maestro, bravo Andrea. Visto che ormai entrambe le categorie utilizzano spesso PC e tavoletta grafica, mi casa è stu casa, certo. Il posto di Tomonaga è in una delle corsie tra gli animatori, a differenza di Otsuka, che nella vecchia sede si era riservato una scrivania speciale accanto ad una delle finestre che davano sulla strada. Hai capito? Otsuka, il vippese, deve fare il vippese, giusto. Andiamo però, e non è finito qui, in una curiosità alquanto curiosa, detta così brutta, alquanto curiosa, ovvero, aspettate un attimo, meglio così, ok. Un progetto finito nel dimenticatoio, sto leggendo quello alla vostra estrema destra. Lupin IV, adesso, io conoscevo Lupin VIII, ma Lupin IV no. Vediamo cosa dicono. Alla fine del 1990, viene presentato ai lettori, della rivista Anime Age, già li conosciamo, vi ricordate? Sempre Lupin VIII, sempre loro erano, Anime Age, che poi hanno fatto l'Ispettore Gadget, sempre loro, viene presentato un progetto che probabilmente sarebbe stato portato alla luce nel 2001. E cioè la serie TV Lupin IV No Chosen, la sfida di Lupin IV, titolo provvisorio. Cosa? Protagonisti, io appena l'ho letto la prima parte ho detto che Lupin IV. Protagonisti, oltre al nostro ladro, quindi Lupin III, suo figlio, almeno questo è quello che lui sostiene, e la ragazza di quest'ultimo, Marilyn, su ispirazione del manga Lupin Kozo. Che non conosco, ok. Tutto inizia una sera in cui Lupin III, un Lupin che sente ormai passare il tempo, mette in atto un nuovo colpo. All'improvviso spunta un ragazzo di circa 15 o 16 anni, ma ragazzi, questa cosa è sconvolgente, che glielo fa fallire. Lupin non crede che sia suo figlio e così il giovane lo sfida apertamente. Lo batterà nell'arte del furto e lo farà ricredere. Ma se Lupin III è veramente il padre, chi sarà mai la madre? Fujiko? Boh. Oltre a questo trafiletto apparso sulla rivista, nient'altro ci è dato sapere, tranne che il character design sarebbe stato affidato al grande Haruhiko Mikimoto. Ma Lupin IV. Bah. Strano, eh? Nel 2001 poi doveva uscire. Bah.